bentornati sul mio canale. Questo nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi mostrerò delle ricettine molto interessanti, infatti partiamo subito dalla colazione. Come sempre la mattina cerco di coccolarmi il più possibile, infatti cerco sempre di realizzare qualcosa fatta in casa, come questa Angel Food Cake, che è una torta fatta solo di albumi ed è buonissima, morbida e anche abbastanza facile da realizzare. Dovete mettere all'interno di una ciotola abbastanza capiente 360 g di albumi, li iniziate a mescolare per un minuto, dopodiché ci aggiungete un pizzico di sale, 2 cucchiai di succo di limone, il cremor tartaro che è un lievitante naturale, vi consiglio di utilizzare questo e di non mettere il lievito, dopodiché iniziate a mescolare. Aggiungete anche la vanillina, poi ci mettete metà dello zucchero, quindi 150 grammi, e continuate a mescolare. Io ho aggiunto anche un po' di buccia di limone per dargli un sapore particolare. Quando si sarà creato un composto bello liscio ed omogeneo, alla fine praticamente aggiungete la farina setacciata e l'altra metà dello zucchero, quindi gli altri 150. Mescolate bene senza smontare gli albumi, quindi aiutatevi con una spatola delicatamente e poi prendete uno stampo, possibilmente quello dello chiffon cake, che è bello alto e non ha bisogno di essere imburrato. Mettete il composto all'interno e mettete in forno a 180 gradi per 50-60 minuti, dipende un po' dal forno. Se si dovesse dorare troppo sopra, metteteci della carta di alluminio. E questa è la Angel Food Cake, davvero semplice da fare ed è davvero buonissima. Provatela! Ovviamente non possono mancare delle fragole e dello zucchero a velo. Questa torta si accompagna benissimo con del tè. Ci siamo trattati proprio benissimo, abbiamo fatto un risotto ai gamberetti accompagnato da un po' di prosecco, sì, visto che comunque i ristoranti sono chiusi al momento, portiamo il ristorante a casa, quindi ho sbucciato i gamberetti e le teste non le ho buttate ma le ho messe in un pentolino dove ci ho messo un po' di olio, le ho fatte sfumare con un po' di vino e alla fine le ho ricoperte con dell'acqua. Le teste danno un sacco di sapore, quindi mi raccomando non le buttate. Ci ho fatto un brodo con il quale poi andrò a sfumare il mio risotto. Ci metto anche un dado, questo è della Knorr, quello a base di pesce, e lo lascio appunto scaldare. In un'altra padella vado a metterci del burro, della cipolla tagliata a pezzettini, anche un po' di olio, faccio soffriggere e infine vado ad aggiungerci il risotto che faccio tostare qualche minuto, dopodiché aggiungo anche mezzo bicchiere di vino bianco, faccio evaporare tutto il vino e infine prendo un colino e vado appunto a versarci all'interno il mio brodo di pesce e lo porto quasi a cottura il risotto, quindi riempio il wok. Aggiungo anche il sale e il peperoncino se volete, altrimenti è facoltativo, e lasciate cuocere mescolando di tanto in tanto. Quando il risotto sarà quasi cotto ci aggiungete anche i gamberetti, quindi quasi verso fine cottura, così rimangono belli morbidi. E infine ci mettiamo anche un pezzettino di burro per amalgamare bene e del prezzemolo tritato se preferite. E questo è stato il nostro pranzetto. Noi non mangiamo mai il secondo, quindi ci fermiamo al primo e il dolce lo lasciamo praticamente per merenda. Infatti ho preparato un tiramisù semplicissimo con i biscotti Petit. Ho fatto il caffè prima di tutto. E per la crema a mascarpone io metto un uovo, un tuorlo, 3 cucchiai di zucchero e 500 g di mascarpone. Prima di tutto mescolo le uova con lo zucchero e sto così per 6 minuti, fin quando guardate il risultato deve essere questo, deve essere una vera e propria cremina. Dopo aggiungo il mascarpone a cucchiaiate, mescolando sempre, mai fermarsi. Quando ho finito tutto il mascarpone, quindi 500 g di mascarpone, il risultato sarà questa, una crema bella densa, compatta e molto areosa.
Quindi prendo i miei petit, li immergo nel caffè, ci metto lo strato di crema al mascarpone e continuo così fino a finire la teglia, insomma, il classico tiramisù. Poi ci metto un po' di cacao e il tiramisù è pronto. Lo lascio in frigo e lo mangiamo appunto come merenda. A noi piace che ci sia più crema, però se voi volete un po' più di biscotti, magari mettete meno crema e fate più strati di biscotti, oppure utilizzate i savoiardi. Per cena non abbiamo voluto preparare niente, semplicemente abbiamo ordinato della pizza. E così si conclude il mio What a Yettina Day. Spero tanto che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Continuate a scrivermi qui sotto i vostri commenti, lasciatemi un like. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!